Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura andiamo a Farindola, in queste ore al centro dell'attenzione, da un lato per l'inchiesta della Procura di Pescara sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, che conta 6 indagati, vi ricordo, tra cui il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco. Dall'altro canto c'è la giornata mondiale della sicurezza, che è stata celebrata in mattinata, e noi proprio di questo ci occupiamo nel servizio realizzato dai colleghi di Vestina News. Oggi a Farindola, nella giornata mondiale per la sicurezza, onorevole Amato, un segnale importante di vicinanza al territorio, un punto da ripartire soprattutto per i ragazzi e per le nuove generazioni. Sicuramente sì, era un appuntamento che non potevo mancare, proprio perché Farindola ha avuto una ferita recente, ma anche perché la sicurezza sul lavoro mi sta particolarmente a cuore. Ho seguito il progetto di I Love Sicurezza, così come il teatro interattivo sulla sicurezza sul lavoro, proprio per l'obiettivo zero morti sul lavoro, perché un morto sul lavoro è anche troppo, non esiste la possibilità di dire che c'è una percentuale possibile, sostenibile, accettabile di incidenti sul lavoro. L'abbiamo voluto fare, celebrare a Farindola perché diciamo, è diventata anche la città simbola della sicurezza sul lavoro, e Farindola è stata dichiarata appunto città capofila delle 302 città che in Italia oggi celebreranno la giornata mondiale della sicurezza. E abbiamo lanciato con i ragazzi delle scuole medie: il passato non deve impedire di avere un futuro migliore anche dal punto di vista della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. È stato veramente un momento toccante, perché chiaramente nella sensibilità del ricordo di Rigopiano, che ha accompagnato, anche se marginalmente, questa giornata, la necessità di guardare al futuro, facendolo dal punto di vista della prevenzione, e quindi coinvolgendo le scuole affinché si mette in campo un nuovo modo di ragionare, un nuovo modo di fare prevenzione per dare un futuro migliore ai nostri ragazzi. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di cronaca. Hanno messo a segno un colpo in una gioielleria austriaca con l'obiettivo di vendere l'area furtiva in Italia. Due persone sono state denunciate a seguito di un'indagine della squadra mobile dell'Aquila. I dettagli nel servizio di Germana Dorazio. Sono in corso le procedure all'Aquila per la restituzione degli oggetti preziosi rubati da una gioielleria di Innsbruck. L'area furtiva, del valore di 60.000 euro, è stata infatti recuperata dalla squadra mobile dell'Aquila al termine di una lunga indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà un 28enne italo-nicaraguense e un 35enne di Messina per furto aggravato e ricettazione di oggetti preziosi. La storia è iniziata nel gennaio scorso, quando gli agenti della mobile, nel corso di un servizio di prevenzione, hanno acquisito l'informazione che i due uomini erano responsabili di un furto in una gioielleria estera. I due sono stati pedinati per alcuni giorni, fino a quando gli agenti hanno fermato il 28enne nei pressi della sua abitazione, mentre era a bordo di un'auto, poi risultata rubata alla ASL e utilizzata in città per compiere alcuni furti con sfondamento delle vetrine nei negozi. Nell'abitazione dell'uomo è stato ritrovato materiale di vario genere e numerosi oggetti preziosi. Alcuni giorni dopo è stato rintracciato anche il complice, mentre assieme ad un uomo ed una donna stava lasciando la città a bordo di un autobus di linea. Nella borsetta della donna sono stati trovati vari anelli ed orologi. Gli indizi acquisiti nel corso dell'operazione di polizia, con lo scambio di informazioni con le autorità di polizia austriache tramite il servizio Interpol, ha permesso di determinare con certezza che i gioielli sono stati trafugati da una gioielleria di Innsbruck, luogo in cui i due uomini avevano soggiornato verso la fine di gennaio. Andiamo avanti con il nostro giornale, voltiamo pagina. Difficoltà di accesso al credito e chiusura di sportelli bancari. Questi alcuni dei temi che si stanno discutendo nel congresso regionale dei bancari della CISL. Sentiamo Paolo Renzetti.
Si parla di banche, di credito, di accesso al credito. In Abruzzo la situazione non è molto semplice. Come si può inquadrare la situazione dell'Abruzzo rispetto a quella delle altre regioni italiane? Ma in realtà la situazione dell'Abruzzo non è molto diversa da quella di altre regioni. Certo, l'Abruzzo condivide con tutta la fascia centro-meridionale dell'Italia uno spopolamento delle banche negli ultimi anni e quindi una minor presenza di banche del territorio. Poi alcune banche del territorio hanno avuto le difficoltà che sappiamo, ma le condividono anche con tante altre banche settentrionali o del centro Italia che purtroppo hanno avuto difficoltà analoghe. Noi crediamo che sia necessario riformare in modo profondo il modo di fare banca, il modello di business delle banche, perché questo modello non è compatibile con la capacità di produrre reddito e contemporaneamente con la capacità di produrre sviluppo sociale e sviluppo economico, e talvolta proprio la pretesa di produzione del reddito entra in conflitto con la capacità di produrre sviluppo sociale e sviluppo economico, e quindi la scelta fra una delle due cose è comunque penalizzante nel medio e lungo periodo, rende le banche inefficienti. Come si può uscire da questa situazione? Beh, si può uscire, e noi lo abbiamo già proposto in altre sedi, con un nuovo modello di banca che sia più attenta alle esigenze del territorio, a supportare le piccole e medie imprese, le famiglie, e abbandonare un po' quelli che sono i voli finanziari che sono stati fatti, e soprattutto dare credito a chi merita e non agli amici degli amici, come è capitato spesso nel passato. Cambiando argomento, anche in Abruzzo come a livello nazionale prosegue la chiusura di alcuni sportelli bancari. E tutto questo cosa porterà, oltre che a una riduzione di lavoratori? Beh, diciamo che porterà anche alla perdita di professionalità, porterà ad avere un servizio meno capillare sul territorio. Ora è vero che la tecnologia aiuta moltissimo e quindi attraverso il web si possono fare tante operazioni eccetera, però è anche vero che poi la differenza lo fa sempre il collega che sta allo sportello, la persona, anche per la consulenza eccetera, perché poi utilizzare questi strumenti tecnologici senza avere una preparazione adeguata può essere anche sotto certi aspetti pericoloso. Non parlo di operazioni tipo bonifiche eccetera, ma parlo di investimenti. Restiamo sempre nella pagina sindacale. La FIOM CGIL proclama lo sciopero per domani, sabato 29 di aprile, primo turno, e domenica 7 maggio, turno di notte, alla Sevel di Atessa, dopo il fermo produttivo di due turni sulla linea Ducato, determinato dall'incendio che mercoledì sera si è sviluppato nella sala macchine del centro elaborazione dati, distruggendo parte dei gruppi di continuità. In una nota la FIOM ribadisce la contrarietà ai recuperi come proposti in posti dalla Sevel. Il fermo produttivo, secondo la direzione aziendale, dovrebbe essere pagato da tutti noi, che dovremmo nuovamente lasciare le famiglie sabato 29 e domenica 7 di maggio per recarci al lavoro nel weekend. Così il sindacato, che prosegue: non si può convocare un sabato lavorativo con sole 24 ore di preavviso, e i recuperi a costo zero non vanno bene. Il recupero non può essere imposto senza una discussione. All'azienda la FIOM CGIL dice: le lavoratrici e i lavoratori non ne possono più di trascorrere i weekend in fabbrica, e auspica un ritorno ad una normale dialettica. Ora ci spostiamo a Pescara. Netta contrarietà dei consiglieri di centrodestra per quanto riguarda il nuovo mercatino etnico. Domani, per l'occasione, l'opposizione sarà in piazza per incontrare i cittadini e consegnare un questionario. Sentiamo. Noi domani saremo in piazza a Pescara e oggi in questa conferenza stampa volevamo appunto comunicare questo alla città, ai cittadini e ai commercianti, come abbiamo già fatto qualche settimana fa in un incontro che abbiamo tenuto appunto in centro della città, perché vogliamo ribadire, anche alla luce dei fatti recenti, quello che sta accadendo in questi giorni, che è accaduto nelle ultime domeniche lungo la riviera, alla luce anche delle aggressioni che alcuni operatori della Polizia Municipale hanno purtroppo hanno avuto da parte di alcuni operatori che hanno, appunto, si trovavano lungo la riviera a vendere materiale e merce contraffatta. Quello che sta accadendo in questa fase, in questa città, cioè quello che questa amministrazione vorrebbe riportare all'interno di quel famoso sottopasso ferroviario, è quello che vediamo tutte le domeniche lungo mare, cioè questo mercato della merce contraffatta che non è più accettabile e tollerabile in città. Non possiamo permettere tutto ciò.
per rispetto nei confronti di chi opera nella legalità e perché questo ormai è diventato un problema serio in questa città. Non è possibile risolverlo con questa delibera e con questo progetto. Noi saremo in piazza per consegnare dei moduli ai cittadini, ai commercianti, dei moduli all'interno dei quali appunto tutti i cittadini, tutti i residenti di Pescara non solo potranno apporre delle richieste di modifica e delle osservazioni al progetto che riguarda la variante che è stata approvata qualche settimana fa, che dovrà tornare in consiglio comunale, e quindi noi faremo tutto quello che è possibile per scongiurare questo pericolo. Riteniamo invece che la soluzione ideale, come abbiamo già detto in consiglio comunale in passato, sia quella di dare la possibilità a tutti gli operatori che attualmente operano invece in maniera illegale di mettersi all'interno dei mercati rionali come tutti quanti gli altri operatori mercatari della città di Pescara e a vendere oggettivamente quelle che sono le merci possibili da vendere, cioè materiale etnico e non materiale contraffatto. Questo è l'unico modo per estrapolare, per tirare via da questa fase, da questo gruppo di persone, tutti gli operatori che invece vogliono operare nella legalità. Solo così si fa l'integrazione vera e reale, tutte le altre sono scelte ideologiche sbagliate che danneggiano i cittadini di Pescara, i commercianti di Pescara e tutti coloro che vengono a Pescara per godere in questo momento anche della bellezza della nostra riviera. Ed ora una notizia che riguarda il comune di Silvi e Samuele De Lucia, il commissario prefettizio che gestirà l'ordinaria amministrazione del comune fino alle elezioni amministrative del prossimo anno. La nomina è arrivata da parte del prefetto di Teramo Gabriella Patrizzi contestualmente al provvedimento di sospensione del Consiglio Comunale dopo le dimissioni presentate da 9 consiglieri sui 16 in carica nel Comune. È stata avviata la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale con l'invio della proposta al Ministero dell'Interno. De Lucia, 63 anni, già viceprefetto vicario della Prefettura di Lucca, sta concludendo il suo incarico al commissariato, di commissario al Comune di Maddaloni in provincia di Caserta. E questa mattina a Pescara, Palazzo di Città, è stata presentata la campagna di pulizia straordinaria della città di Pescara che l'amministrazione Alessandrini per il tramite di Attiva sta promuovendo. La pulizia durerà 3 mesi per una spesa per i lavori di 100.000 euro. Abbiamo immaginato la nostra città come la nostra casa e normalmente nelle case tutte le donne lo sanno, a primavera si fanno le pulizie e quindi vogliamo potenziare quello che è il problema dello spazzamento in alcune zone della città e c'è una riorganizzazione del servizio. È un progetto sperimentale che durerà 3 mesi, che coinvolge Attiva con delle risorse umane ed economiche e quindi che però sicuramente andrà a migliorare il decoro urbano della città in arrivo di questa stagione balneare con un mare ben pulito. E lo voglio ricordare a tutti i cittadini che è proprio migliorata la qualità delle nostre acque marine e quindi con l'arrivo dei turisti troveranno una città sicuramente più bella, più ecologica, più sostenibile. C'è in particolare un allargamento dello spazzamento meccanico e manuale in una zona che va dal confine con Montesilvano al confine con Francavilla e dalla stazione verso il mare. Quindi è un potenziamento di quello che già esiste nella zona centrale e invece è una vera e propria innovazione per quanto riguarda le altre microzone di cui ho parlato, quindi a nord col confine con Montesilvano e a sud col confine con Francavilla. Lì prima c'era uno spazzamento settimanale, abbiamo invece istituito uno spazzamento che durerà 3 volte alla settimana con un ripasso pomeridiano da parte di altre forze e risorse umane nel pomeriggio. Questo ha un costo ed è per quello che noi stiamo sperimentando questa idea, proprio per vedere se la città risponde, perché Attiva ci sta mettendo il massimo dello sforzo, il comune e il nostro sindaco altrettanto, io non mi voglio nominare, però stiamo lavorando perché Pescara sia più bella e più pulita, però chiedo veramente la partecipazione dei cittadini, perché se non mi aiutano i cittadini, se non siamo tutti uniti, abbiamo parlato di casa e quindi di famiglia, io chiedo a tutti i cittadini di Pescara di sentire la propria città come la propria casa.
La zona del cimitero ai colli di Pescara invasa dalle erbacce, questa è la denuncia fatta stamane dal consigliere della lista Teodoro per Pescara, Massimiliano Pignoli. Ascoltiamo. Non è solo la zona dei Colli, abbiamo intitolato la conferenza stampa in tour perché partiamo dalla zona dei Colli per poi spostarci adesso nel rione Rancitelli, per poi andare a Zanni, per poi percorrere Fontanelle, per poi percorrere la Marina Sud Nord. Insomma, questa amministrazione continua a non sentirci. Noi in aula ogni volta diciamo che deve essere curata la periferia, che la periferia deve essere curata anzi prima del centro e che qui risiedono le persone. Ogni volta ovviamente questa amministrazione, il sindaco Alessandrini, disattende le nostre proposte. Questo è un grido d'allarme che ci è venuto fuori da centinaia di cittadini che ci hanno subissato di richieste, perché la situazione è drammatica. Come vedete, un luogo importante che è il cimitero dei Colli, che è trafficato da centinaia di migliaia di persone tutti i giorni, fermate dell'autobus riempite pieni di erba e quant'altro. Non si può fare conferenze stampa praticamente a metà, i primi di maggio, per dire allo sfalcio. Sfalcio deve essere fatto e programmato con una certa cadenza, perché è l'igienicità della città. Si parla di questa problematica che investe la zona di Pescara Colli proprio quando l'amministrazione comunale annuncia il via ad una campagna straordinaria di pulizia della città. Noi oggi siamo arrivati al 30 di aprile e non abbiamo ancora una programmazione seria che è stata fatta. Ora l'amministrazione giustamente dice che partirà nella prossima settimana, ecco, ma le zone periferiche abbiano che meritano anche le zone centrali, però le lamentele ci sono. E tutto questo cosa comporta? Comporta avere un proliferarsi di insetti, un proliferarsi di animali di ogni genere, e riteniamo che le periferie non sono periferie di serie B a fronte di un'area centrale che è di serie A. La città è uguale in tutte le sue zone, e noi stiamo cercando di dimostrare all'amministrazione che bisogna intervenire spalmando nello stesso tempo e con lo stesso rispetto il lavoro su tutto il territorio della città di Pescara. E lutto nella marineria pescarese, che piange la scomparsa di Giovanni Verzulli, armatore, presidente e organizzatore della storica regata dei Gonfaloni, morto la notte scorsa nella RSA De Cesaris di Spoltore, dove era ricoverato all'età di 70 anni. Verzulli, storico rappresentante dei pescatori pescaresi, era da tempo malato. A ricordarlo tutti i marinai pescaresi, anche il portavoce della marineria Mimmo Grosso, attraverso la sua pagina Facebook "Riposa in pace grandi Giovanni", ha scritto: i funerali di Giovanni Verzulli si terranno domani alle 14:30 nella chiesa Sterra Maris di via Scarfoglio a Pescara. Voltiamo pagina, lo hanno chiamato Eurocultura Abruzzo, il gruppo di lavoro messo in campo dalla regione per lo stanziamento di fondi europei destinati alla cultura. Francesca Romana Testi. Si chiama Eurocultura Abruzzo, il progetto dedicato al finanziamento europeo in ambito culturale. Uno stanziamento che per ora si attesta poco al di sopra dei 400.000 euro ed è dedicato a progetti promossi dal territorio. Tutta una serie di possibilità a cui possiamo rivolgere e a noi stessi, agli enti, ma anche alle tante associazioni che rincorrono questi finanziamenti. Qui c'è anche una difficoltà, ma non solo per i finanziamenti. Noi abbiamo necessità anche all'interno della macro regione Adriatico-Ionica di entrare in un percorso culturale importante. Ci affacciamo con i rapporti internazionali, quindi a maggior ragione queste regioni possono avere un aiuto e possono darci un aiuto se fatte insieme. Parliamo di 400.000 euro circa. Adesso stiamo destinando una prima somma di 100.000 euro per il cinema. Tra qualche settimana partirà un bando che premieremo 3 giovani registi per il cortometraggi, perché erano molti anni che la legge 98 non aveva più sfogo. Ecco, quindi anche su questo. Però le risorse sono minime, quindi abbiamo il dovere e l'obbligo di andare in giro a cercare risorse ulteriori per la nostra regione Abruzzo. Fondi sempre insufficienti rispetto alle richieste e alle necessità di rendere la cultura meno statica, ma più in continua evoluzione. Nel programma transfrontaliero IP Adriatic, i progetti dedicati alla cultura rappresentano solo il 5% del totale. In primis, l'output che noi intendiamo formulare e proporre all'interno della regione Abruzzo afferisce essenzialmente alla politica di coesione europea, quindi individuazione di bandi sulla cultura, individuazione sullo sviluppo socio-economico, individuazione soprattutto di quegli obiettivi che sono strettamente correlati anche al territorio regionale, far sì che le associazioni e le istituzioni culturali del territorio abruzzese possano accedere ai fondi
fondi europei attraverso ovviamente un percorso amministrativo di ricerca che il programma IPA Adriatic può principalmente svolgere sia in questa fase ma anche nella futura fase di programmazione ed anche nel post 2020. Nel programma di cooperazione che ha finanziato 101 progetti con 751 beneficiari, i progetti sulla cultura hanno avuto solamente un numero massimo che non supera il 5 progetti infraculturali, di cui abbiamo essenzialmente delle ottime prestazioni in merito allo spettacolo dal vivo e quindi all'utilizzo del patrimonio culturale per lo svolgimento di attività dello spettacolo dal vivo. Ci sono 3 milioni di euro a disposizione per realizzare 3 nuove caserme nei comuni di Giulianova, Loreto, Aprutino e Manoppello. Entro il prossimo 10 giugno, infatti, è prevista la pubblicazione dell'avviso relativo alla gara d'appalto. Questa mattina si è svolta una riunione nella sede della Regione in Viale Bobbio a Pescara, dove si è discusso su come uniformare la tempistica delle procedure e razionalizzare gli importi necessari per i lavori. Alla riunione hanno partecipato Luciano D'Alfonso, presidente della Regione, i 3 sindaci dei comuni interessati, Mastromauro, De Luca e Starinieri, il generale Michele Sirimarco, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo, e gli ufficiali dei carabinieri referenti sul territorio, assieme ai tecnici comunali. Per realizzare la caserma di Giulianova, che ospiterà una compagnia ed una stazione, sono stati stanziati 1.500.000 euro, 900.000 invece per la struttura di Manoppello, mentre per la nuova caserma di Loreto sono stanziati 700.000 euro. L'Arma ha dato un contributo di grande flessibilità, ha affermato D'Alfonso, che ha continuato: le risorse abbiamo messo a disposizione serviranno a coprire l'85-90% del fabbisogno complessivo, per il resto il restante 10% saranno impiegate risorse che dovranno essere trovate, si è impegnato il Presidente, entro settembre. Ed ora passiamo alla pagina dello sport, iniziamo dal calcio di Serie A e dal Pescara, che è matematicamente retrocesso ma che deve continuare nel suo cammino in questo campionato proseguendo nella prossima gara di Cagliari, dove l'obiettivo sarà quello di lasciare l'ultimo posto in classifica. Il Sant'Elia dirige Minelli di Varese. Noi andiamo ad ascoltare nella prossima intervista il giovane centrocampista Koulibaly. Mamadou Koulibaly, allora, è arrivata la retrocessione, purtroppo la retrocessione matematica per il Pescara, 5 giornate al termine del campionato. Quali stimoli potrete avere nelle prossime 5 gare, ad iniziare da quella di Cagliari? È vero che noi retrocediamo, però dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare, giochiamo fino alla fine e speriamo che le ultime 5 partite le possiamo vincere. Non dobbiamo perdere per niente, perché sarà un po' brutto, quindi faremo tutto per salvarsi un po'. Non è che ci salveremo per rimanere in Serie A, però faremo tutto per salvarsi con queste 5 partite, a vincere almeno, però di perdere no. Ma tu, un sogno che si è realizzato, il tuo, purtroppo calcisticamente la tua squadra non è andata nel migliore dei modi, cosa ti senti di dire ai tifosi e chi magari come te insegue questo sogno? Sono molto contento, molto felice, perché non ce l'accettavo a questo anno di giocare subito in Serie A, che pure il mister Zeman mi ha dato questa opportunità di farmi vedere, e quindi io ringrazio a tutti i tifosi di Pescara, pure i giocatori, pure il mister, tutti la squadra che mi hanno dato fiducia, quindi sono contento. Si guarda ovviamente già la prossima stagione, tu potresti essere uno dei pochi calciatori dell'attuale rosa che il prossimo anno giocherà con il Pescara in Serie B. Sì, io mo ancora sto a Pescara e sto pensando di giocare come lo faccio per sempre. Se devo rimanere a Pescara, rimango a Pescara. Se devo andare a un'altra parte, non lo so. Tu rimarresti volentieri? Rimarrò a Pescara, sì. Rimarrò a Pescara perché ho iniziato qua, che pure la squadra di Pescara mi hanno dato un mano che non le posso ringraziare per niente. Mi hanno dato tanto fiducia per quello. Se riuscissi a segnare in Serie A, come esulteresti? Sì, in Serie A sì, farò un gol in Serie A, ero molto 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 contento e lo sto aspettando per fare questo gol pure.
A chi lo dedichi? A mio padre. Lo dedico a mio padre, questo gol. Ed ora siamo alla Lega Pro, due gare da vincere negli ultimi 180 minuti di campionato per il Teramo, che deve cercare così di evitare i play-out, impresa che sarà molto molto difficile. Domenica intanto i biancorossi riceveranno la visita di una delle corazzate di questo campionato e parliamo del Parma. Noi andiamo ad ascoltare Ilari. Il nostro stato d'animo in questo momento, almeno personalmente, cerco di pensare il meno possibile, nel senso che è chiaro che con la testa va a guardare gli altri risultati, va a vedere se c'è ancora la possibilità di salvarci direttamente, però penso che dobbiamo guardare in casa nostra e dobbiamo cercare di fare 6 punti in 2 partite, che per quello che stiamo facendo sembra difficile, ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro percorso e poi andremo a vedere anche gli altri. Penso che sia superfluo in questo momento fare dei ragionamenti su questo, nel senso che ancora non c'è niente di stabilito e le posizioni possono ancora variare, ci sono tante cose ancora in ballo, quindi le squadre penso che come noi abbiano dei punti forti e dei punti deboli, dobbiamo essere bravi nel caso dovessero esserci play-out di studiare bene gli avversari e prepararci appunto per quello che sarà l'avversario. All'andata ci fu insomma il cambio in panchina, ci furono buone sensazioni, una bella partita facemmo. Però questa è la situazione, non è che possiamo pensare che le cose stavano andando meglio o sono andate male, le cose sono queste, dobbiamo prendere atto di quelli che sono stati gli avvenimenti fino ad ora, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per arrivare ad uscire da questa situazione e se dovessero essere play-out a giocarceli al meglio. Sono tanti i rammarici perché penso che si potesse fare molto molto meglio, però poi quando la stagione inizia male e gli avvenimenti non sono quelli sperati, gli episodi non vanno a tuo favore, inizi a prendere una brutta china e io penso che dobbiamo trarre insomma il meglio da questo finale e cercare di non pensare a quello che poteva essere, perché tanto a questo punto è inutile. È tutto anche per la seconda edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.